Facciamo un pacco alla camorra, che cos'è questa iniziativa che lei ha sponsorizzato? È un'iniziativa importante stasera perché i prodotti dei beni confiscati, il prodotto della fatica del lavoro dei beni confiscati arriva finalmente alla Camera dei Deputati, arriva in quello che è il luogo che custodisce le volontà degli italiani, arriva nel Tempio della Democrazia e queste mura, questo luogo oggi ha la possibilità di arricchirsi di storie che parlano di impegno, che parlano di coraggio, che parlano di lotta alle mafie quotidiana. Questa di oggi è un'iniziativa bipartisan, allora per fare un pacco alla camorra c'è bisogno che i partiti si uniscano? Sì, assolutamente sì. Tutte le vittorie che lo Stato italiano ha avuto nei confronti della mafia, della camorra e dell'andrangheta negli ultimi anni sono state vittorie nate da leggi che hanno avuto un grandissimo sostegno politico e credo che sulla lotta alla criminalità, come su altri temi, non ci possa essere una divisione. Sì, assolutamente sì. Tutte le vittorie che lo Stato italiano ha avuto nei confronti della mafia, tutti della camorra e dell'andrangheta negli ultimi anni sono state vittorie nate da leggi che hanno avuto un grandissimo sostegno politico. Il pacco deve essere fatto, deve essere molto grande. Sicuramente la camorra ha sofferto il pacco che gli hanno fatto giusto una settimana fa con l'arresto di Michele Zaccaria, però noi siamo convinti che non basta. Se in quel territorio non si asfaltano le strade, non si migliorano le scuole, non si mettono in pratica le politiche sociali, non si creano posti di lavoro, troppi se, e la camorra si riproduce. Procuratore, anche grazie a lei lo Stato ha vinto, ma quanto manca per fare un vero pacco alla camorra? Questo grande risultato che è stato conseguito dell'arresto di Zaccaria è dipeso dalla convergenza di un impegno costante che si è prolungato nel tempo di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Procura della Repubblica, Direzione Distretto Antimafia di Napoli. Questo per dire che innanzitutto i risultati si conseguono con l'impegno di tutti. Credo che il nostro prossimo obiettivo è innanzitutto l'economia mafiosa e tutta quella parte quindi che consente alla camorra di rigenerarsi, le ricchezze, quelle che appunto derivano dal reinvestimento degli illeciti profitti, quella parte dell'impresa che si infiltra a scapito dell'impresa pulita, trasparente. Rappresenta questo pacco? Esattamente la forza di riuscire a colpire le mafie in ciò che hanno più a cuore, i soldi. Vi siete mai sentiti abbandonati dalla politica e che ruolo deve giocare la politica in questa battaglia? Io non parlo di abbandono, un problema diverso, quello di rendere pulite, no? Quelle parti che rappresentano. Vi siete mai sentiti abbandonati dalla politica e che ruolo deve giocare la politica in questa battaglia? Io non parlo di abbandono, individuare i mezzi attraverso i quali impedire che coloro che vengono sostenuti dalla camorra possono essere fermati prima di arrivare ad occupare posti di potere. Senta, molto spesso si sono fatte illazioni, chiamiamole così, sul suo partito. Allora, è tutto da smentire, il PDL lotta sempre contro la mafia, contro la camorra, nonostante Cosentino e il resto. Il mio partito ha dimostrato nei fatti, governando, la serietà nella lotta alla mafia e alla camorra. Poi ci sono delle questioni che sono sospese, che riguardano il PDL come il PD, come tutte le forze politiche. Alcune di queste che vedranno poi luce nel tribunale, quindi tutti noi sapremo la verità su alcuni casi. Altre che hanno avuto negli anni il sapore un po' di accanimenti e anche questo purtroppo è registrato dalla storia. Allora io credo che da questo punto di vista i partiti politici debbano fare molta, molta seria attenzione nella selezione delle proprie candidature. La politica ha una responsabilità enorme perché se è vero che conta l'etica di ciascuno,
l'etica di chi rappresenta l'istituzione conta ancora di più. La politica ha il dovere e la necessità di dover dare l'esempio su questi temi. È evidente che con i successi straordinari ottenuti grazie al lavoro della magistratura si sono segnati traguardi importanti. Abbiamo segnato un gol molto importante nella partita contro le mafie. Rimane ancora molto da fare, soprattutto rimane da vincere le mafie una volta fatti gli arresti nel cuore, nel sangue, nella mente, nella testa delle persone, di quelle persone che hanno per esempio dichiarato dopo l'arresto di Zagaria che Zagaria tutto sommato non aveva fatto nulla di male. Quindi il cammino è ancora lungo.